Diciamo qualcosina sulla signorina WoW, nuovo personaggio 5 stelle di Honkai Star Rail. La signorina WoW è un personaggio, appunto, 5 stelle, fa danni wind, quindi vento. A parte questo, insomma, è un personaggio che segue il Path Abundance e per lo più fa cure. Quindi, giusto per... Eccola qua il personaggio, questa è la sua estetica, molto carina, eh? Mi piace molto. Queste sono le sue animazioni. Vediamo questa, la sua abilità, Impair. Ok. Molto carina. Facciamo prima la build, così vi dico qualcosina su di lei. Questo è un personaggio che, come detto, va a curare i personaggi con la sua Elemental Skill, quindi questo è abbastanza importante. Poi che cosa riesce a fare? Ti permette di curare i personaggi ad area, anche i personaggi adiacenti. Questo con la sua Elemental Skill. Mentre invece con la sua Elemental Burst, che cosa succede? Vai ad aumentare l'attacco dei personaggi e oltre a questo anche l'energia, quindi molto utile, ma solo sugli altri personaggi, non su se stessa. Un'altra cosa che bisogna dire su di lei per quanto riguarda la sua Elemental Skill è che ti dovrebbe togliere, mi pare, un debuff e oltre a questo dovrebbe anche darti praticamente la cura continuata nel tempo, che continua appunto quando si va a passare, quando passano i turni e capita il turno del personaggio che è stato curato. A parte questo, allora, su di lei vi posso consigliare diverse cose. Innanzitutto, per le varie light con 5 stelle possiamo utilizzare quella, insomma, la sua best in slot che trovate ora nei banner, ovvero Knight of Fright, molto utile, che ti va ad aumentare l'energy regeneration rate. Praticamente ti va ad aumentare le cure in base agli HP. E poi, oltre a questo, va ad aumentare anche l'attacco dei personaggi che ricevono le cure di WoW. Ok? A parte questo, un altro light con 5 stelle utilizzabile su di lei può essere Time Waits for No One, che è praticamente quello best in slot per la signorina Bailu. Mentre invece per le light con 4 stelle, ora non ve la posso far vedere, ma quella che trovate nell'evento, ovvero A Over Here, si può utilizzare su di lei, è veramente molto utile. A parte questa, quid pro quo, diciamo che fa il suo dovere. Ora, per quanto riguarda le build... Allora, qua ti faccio vedere che hanno utilizzato due pezzi del Fleet of Ageless e quattro pezzi del Messenger Traversing Space, o meglio, Traversing Hackerspace. Allora, questo perché è molto utile? Perché ti va ad aumentare la speed, ti va ad aumentare anche la speed degli alleati quando noi facciamo l'ultimate appunto su un alleato, quindi molto utile. Mentre invece il Fleet of Ageless ti va ad aumentare gli HP massimi del personaggio e quando raggiungiamo una certa soglia di speed aumentiamo anche l'attacco degli alleati. Quindi build totalmente da support. A parte questo possiamo utilizzare il 4 pezzi del Wandering Cloud, il 2 pezzi del Longevus più 2 pezzi dell'Hackerspace. Mentre invece per quanto riguarda le reliquie da 2 pezzi possiamo utilizzare il Broken Kill. Questo qua del Fleet of Ageless o comunque Pena con i Land, che è quello nuovo, la reliquia nuova. Va bene. Poi, per quanto riguarda le Eidolon, insomma, le sue costellazioni, possiamo evitare perché il personaggio è già buono di per sé. Diciamo che è consigliato prendere l'E1 per quale motivo? Perché l'E1 ti permette di aumentare la speed dei vari personaggi. Quindi, praticamente, WoW è quel tipo di personaggio che si lega tantissimo in quei team dove i vari membri del party hanno bisogno di tanta energia e oltre a questo hanno bisogno di speed per generare appunto più turni o quantomeno per fare più cose. Quindi, per esempio, può funzionare in un team con la signorina Sele, ok? Giusto per darvi un'idea. A parte questo, però, ti ripeto, la E6 va ad aumentare il suo danno, la E1 va ad aumentare la speed, mentre la E2 ti dà praticamente quella sorta di abilità che tu hai con Bailu di far resuscitare i personaggi. Veramente molto utile. Però ci devi arrivare alle 2, quindi non so se ne vale così tanto la pena. A parte questo, a livello di reliquie, insomma, per quanto riguarda le statistiche delle reliquie, qua vi posso dare qualcosina di più nel dettaglio. Lei ha bisogno per lo più di speed, poi HP percentuale, effect resistance percentuale e HP. Poi, per quanto riguarda i vari pezzi di per sé. Allora, lei ha bisogno, bene o male, di, per quanto riguarda il body, heal percentuale o HP percentuale. Ai feet, insomma, ai piedi, speed, insomma, gli ultimi due, ha bisogno di HP percentuale
E poi HP percentuale o Energy Regeneration Rate. Che cosa si intende per Energy Regeneration Rate? Semplicemente è la capacità di rigenerare energia quando noi facciamo attacchi, elemental skill o diverse altre cose. Molto semplice. Parliamo delle Tracer un attimino, perché da lei è consigliata di livellare prima la Ultimate, perché ti permette appunto di far recuperare più energia ai vari personaggi, poi la sua skill, il talento, e poi passa in secondo piano appunto l'attacco normale e le varie altre power-up che trovate qua su schermo. Quindi prima la Ultimate skill e poi talento. Poi, a parte questo, diciamo che lei si può mettere in un team anche mono elemento perché è un tipo di healer abbastanza generico, nel senso che volendo sì, puoi legarla a team specifici come per esempio può essere il mono wind, quindi questo team mono elementale, oppure comunque, ti ripeto, è un personaggio tipo Luoce. Ecco, per darvi un'idea abbastanza buona, è un personaggio che lo puoi mettere un po' ovunque, riesce a fare abbastanza cure e tutto il resto, ti dà un power up, un support, e quindi è utile, abbastanza utile. E poi ovviamente oltre a questo la possiamo mettere appunto in un team con Sele o comunque altri personaggi che hanno bisogno di tanta speed per fare diverse cose e tutto il resto. Ok, vediamo un po', adesso ve la faccio vedere in azione. Ora, proviamo a curare i personaggi. Ok. Adesso facciamo la sua ultimate senza farla, ma velocizzata. Vedi, ti dà attack boost. E ha caricato in questo caso la ultimate di Pela, che noi facciamo subito. Forza. Mi sembra abbastanza forte, almeno da questa trailer non mi sembra avere chissà quale tipo di problematiche. Poi non ho parlato del suo talento passivo che vedi qua, vedi che ha attivato questo robino. Ecco, questo ti permette di fare altre robine extra. Vedi, lei per esempio in questo caso ha ricevuto cura continuata nel tempo. Vediamo che succede se faccio questo. E mi ha dato un altro power up. Però facci caso che ora non si vede tanto perché c'è il mio faccione sopra, ma il personaggio sta tremando, quindi è abbastanza divertente come piccola cosina aggiuntiva. Immagini se mi uccidono il Trailblazer in questo caso. Aia. Ok, e non abbiamo abbastanza punti. Proviamo così. Vedi, ha curato leggermente il Trailblazer. Aia. Enemy targets detected. Ready for another? Vedi, ha tolto anche un debuff sul nostro personaggio una volta che è passato il turno. Va bene. Ok. Allora, questo personaggio di uovo, ti ripeto, mi sembra molto utile. Forse per me lo pullerei, però non ho abbastanza pull. Però alla fine stiamo parlando di un personaggio 5 stelle a Bundas, quindi un healer. La sua utilità ce l'ha. Se vi serve un personaggio che riesce a resuscitare i PG, con questo si può fare solo con la sua E2, quindi questa è un pochino una problematica. Però a parte questo, molto support generico. Se vi interessa, gente, lo trovate nel gioco.